Adesso è il momento di Marche Centro d'Arte, l'Expo di Arte Contemporanea aperta fino al 14 giugno. Abbiamo intervistato in questo periodo alcuni artisti e curatori e oggi conosceremo la curatrice della sezione in mostra presso gli ex spogliatoi della stazione ferroviaria di Cupra Marittima. Lei è di Sassari ma vive e lavora a Livorno, si definisce bellissimo, si definisce scrittrice d'arte e con questa trasmissione ha qualcosa in comune perché alla fine degli anni 90 ha curato per la Nuova Sardegna una rubrica dal titolo Appuntamenti con l'arte. Ma amici, ho il piacere di presentarvi Anna Maria Chiocca, che è con noi al telefono. Pronto? Ciao. Anna Rita. Anna Rita, scusa, cosa ho detto? Anna Maria, vedi. No, ma ci sta benissimo, perché è una cosa che mi accade spessissimo. Sono in diretta, vedi com'è facile sbagliare. Senti, piacere di conoscerti, hai detto prima al telefono che ci siamo intraviste, sinceramente, quando? All'inaugurazione di Marche Centro d'Arte, ecco. Sì, ho visto tanta gente con cui non sono riuscita a parlare, ecco. Perché veramente non era possibile, eravamo così tanti. Sì, eravamo in parecchi, veramente. Sì. Io ho detto all'inizio che tu hai qualcosa in comune con questa trasmissione, il titolo, il mio è Appuntamento con l'arte, i tuoi sono Appuntamenti con l'arte, ma parlami un attimo di questa tua rubrica. Ma guarda, è una cosa che è nata alla fine degli anni 90, è stato un invito di un critico che ora non c'è più e che è stato in qualche modo il mio pigmalione in quel momento, che si chiama Marco Magnani, che mi chiese se avevo voglia di scrivere. Mi butto dentro questa cosa e per 6 anni più o meno scrissi ogni settimana una rubrica fissa che si chiamava appunto Appuntamenti con l'arte. Segnalavo quello che insomma c'era nella provincia di Sassari, mostre soprattutto d'arte contemporanea. Fantastico. È stato in realtà il mio vero inizio anche se io mi occupavo d'arte, però avere una mia cosa, certo, conosciuta, ha fatto in modo che le persone facessero riferimento a me con qualcosa di mio, di preciso, insomma. Fantastico. Quindi... Poi la tua definizione scrittrice d'arte mi piace tantissimo, perché di solito è sempre curatrice, critica. Scrittrice d'arte rende proprio un'altra idea, proprio più sensibile, bellissima. Ma sai, in realtà è perché ho difficoltà a definirmi, perché curatrice in realtà non l'ho fatto per tanto tempo e non lo faccio sempre, insomma mi capita, però non mi ci riconosco, perché poi sai, è molto difficile curare, certo. Sai, qualcosa di medicale, e anche critico è difficile, perché io spesso collaboro con gli artisti, cioè mi metto alla pari, c'è sempre uno scambio, quindi faccio fatica, invece scrittrice è già più facile. È più la tua dimensione, mi sembra di aver capito. Sì. Senti, quando è che hai conosciuto Franco Marconi? In che modo? Allora, in realtà io, magari lui neanche lo ricorda, l'ho conosciuto nel 2000 ad una mostra a Città Sant'Angelo, intravisto Josephine Sassu, me lo presentò. Poi in realtà non ci siamo, perché con Josephine collaboriamo da tantissimi anni, ci conosciamo da quando eravamo a scuola, insomma. Poi abbiamo fatto tante cose assieme. Io venni a Città Sant'Angelo per una mostra e me lo presentò, ma poi non ci si vide più per anni e rimanemmo sì in contatto, lui sapeva che ero amica di Josephine, però non abbiamo mai fatto nulla assieme. Ah, ecco, non avete mai fatto nulla insieme. No, poi l'anno scorso ci siamo rivisti, io sono venuta a Cupra e niente, così è rinato in qualche modo, è rinata l'opportunità di collaborare, però in realtà era una conoscenza a distanza, ma non una collaborazione né con lui né con la galleria. E comunque è stata, penso che sia stata un'esperienza bellissima quella di Marche Centro d'Arte, no? Ritrovarsi insieme così in questo anche Palariviera. Tu sei magari a Cupra, che poi tra l'altro c'è stata la reinaugurazione, questa cosa strana che adesso si fa a Marche Centro d'Arte, la reinaugurazione della mostra domenica. Sono stata e c'era Valentina Falcioni che appunto stava spiegando. Che
devo ringraziare, è stata fantastica. Io non potevo esserci, sono un po' raffreddata, avevo un po' di problemi, avrei dovuto organizzarmi. Lei è stata fantastica a prendere questo incarico di rinaugurare la mostra. Sì, sì, ma di tutte, mente, di tutte. Quindi è stata fantastica, sì. Sì. Sì, bravissima. Sì. Senti, parliamo invece del titolo della tua sezione che mi ha incuriosito. La sezione si intitola Minima curvatura, il tempo come differenza. Sì. Puoi spiegarlo tu? Sì, guarda, è molto semplice. Da parecchio tempo sono affascinata proprio dal tempo nell'arte in generale, poi nell'arte contemporanea nello specifico, perché sia per questioni personali, perché mi affascina proprio l'idea della durata dell'opera d'arte, ma anche del processo creativo, del tempo che ci si impiega per realizzarlo, che appartiene a tutte le epoche, cioè non è una caratteristica dell'arte contemporanea. Però mi rendo conto che nell'arte contemporanea l'aspetto materiale è sempre meno evidente, no? L'aspetto proprio delle tecniche, della concretezza degli oggetti, è sempre più l'arte contemporanea si avvicina al concettuale, al filosofico. Sì. Quindi l'idea del tempo per l'arte era una cosa che avevo dentro da tanto tempo, e visto che quest'anno il tema generale di Marche Centro d'Arte era i 20 anni della galleria, quindi avere 20 anni, sì, perché non riprendere questa cosa che io faccio che mi affascina, ogni tanto recupero quando ho a che fare con qualche artista che si interessa a questo argomento, ho detto recupero questa mia passione e quindi riprendo questo argomento. E Minima curvatura in realtà è un gioco, perché è legato a Star Trek, no? Sì, infatti leggevo sul tuo testo critico. Star Trek c'era questo modo questa propulsione immaginaria dell'astronave, che era la massima curvatura, quindi superava la velocità del tempo e della luce. Della luce. E invece a me interessava un tempo lento, il tempo del processo creativo, il tempo della visione dell'opera, il tempo anche del decadimento dell'opera, e quindi invece che massima curvatura, quindi minima. Curvatura, cioè un tempo lento, e quindi il tempo come differenza, cioè recuperarci tutto il tempo sia per apprezzare l'arte, ma anche per poterla curare, per poterla, come dire, conservare. Cioè siamo in un'epoca, no? Sentiamo distruzioni, sentiamo insomma di tutto, e quindi l'idea dell'accudimento mi piaceva. Sì. E ho giocato un po' con gli artisti su questa cosa, sul loro modo di sia di costruire l'opera rispetto al tempo, ma anche di farla vivere, di presentarla al pubblico. Che poi, insomma, parlavi di arte concettuale, sempre più smaterializzata, ma io vedo Francesca Gentili, una bravissima pittrice, certo. Giovanni Presutti, la sua fotografia, Josephine Sasso, appunto, con le sue creature, no? Così delicate, sì. Immaginarie, con la plastilina, quindi insomma c'è manualità, ecco. Tantissimo, perché le due cose non sono separate, anzi, diciamo che a me interessa evidenziare quanto il lavoro degli artisti, per quanto sia legato a pratiche tradizionali, la pittura di Francesca, sì. La scultura di Josefina, anche se usa la plastilina, però è una pratica tradizionale. Certamente. O la fotografia sia di Giovanni Presutti che di Marco Scozzaro, sì. In realtà hanno tutte a fianco un aspetto che è molto meno materiale, che è più legato appunto ad aspetti concettuali. Nel caso di Josefina, ad esempio, quest'idea della sfida con il futuro, no? Sì. Lei sfida il futuro realizzando sculture che potrebbero sciogliersi, sì. in un attimo. Oppure anche Francesca Gentili, nonostante utilizzi sia una pratica che è proprio un modo di dipingere molto tradizionale, in realtà i suoi ritratti sono quasi evanescenti, hai quasi la paura che spariscano, sì. Come sono arrivati. Molto belli, tra l'altro, li ho visti domenica, veramente complimenti. E quindi, insomma, l'idea era proprio quella di lavorare proprio sulla resistenza al tempo, certo. La resistenza alla decadenza, al fatto di
di poter sparire così in un attimo, non esistere più, perché è quello che accade spesso all'arte, no? Certo, certamente. Ciò che resta è anche frutto del caso, e quindi ho un po' giocato con il lavoro di questi artisti. E per quel che riguarda i fotografi, sia Giovanni Presutti che Marco Scozzaro, l'idea era proprio quella di lavorare sulla fotografia, che ha già nella sua caratteristica l'idea del tempo, la posa, la costruzione. Sì. Nel caso di Giovanni, lui gioca col tempo, realizza delle immagini fotografiche ambientate in un futuro così fantastico. Sembrano dei film di fantascienza. Sì, effettivamente è vero. I suoi scacchi. La protagonista è una bambola. La bambola. Sì, che fa, insomma, ha delle avventure strane nelle periferie urbane decadenti del nostro contemporaneo, legate al consumismo, legate al nostro modo di vivere, così legato alla merce. Sì. E quindi questo futuro così un po' terrificante, inquietante. Mentre Marco utilizza la fotografia quasi in forma diaristica, rallentando il tempo sia il suo che il nostro, quindi ho giocato un po' su questi aspetti, insomma. Benissimo, bene. Senti, invece progetti futuri, cosa stai lavorando, oppure ecco, quello ecco. Su cui stai. Allora, io nonostante in questo momento non ho delle collaborazioni con qualcuno ben precise, io ho un blog, quindi sì, sono autogestita, insomma, ho il mio blog che si chiama La Gioconda Errante, ecco, e lavoro continuamente. Ora ho appena pubblicato una mostra virtuale, in realtà un progetto di mostre virtuali proprio di Josephine Sassu, sì, legata al tempo. Sono è una trilogia che si intitola Realmente, qualcuno c'è stato, qualcuno l'ha visto. Sono tutte mostre o azioni artistiche che non coincidono col tempo della visione del pubblico, perché sì, sono state realizzate o anni fa, oppure vengono realizzate in uno spazio, in un luogo dove il pubblico non ha accesso, e quindi vengono viste solo sul blog. Ah. La mostra di Josephine, che diciamo abbiamo tra virgolette inaugurato, perché è considerato che è un blog, certo, cioè un'inaugurazione, sabato scorso, venerdì, adesso non ricordo se venerdì o sabato scorso, è un'azione che lei ha realizzato in una grotta in Sardegna, sì, ha realizzato una sorta di graffito preistorico. E sul blog si può vedere la traccia di questa azione, quindi le foto di lei che interviene in questa grotta, però il pubblico non ha accesso alla grotta, ecco, non sappiamo dov'è, quindi è occultata alla vista di un pubblico, e quindi la possiamo vedere solo come traccia. Solamente come traccia, fantastico. E poi ce ne sarà un'altra a giugno, e la precedente invece è una mostra di un artista, è una fotografa, si chiama Giusy Calia, anche lei sarda. Sì. Io lavoro a Livorno, ma hai questa questa tua questi tuoi contatti del tuo territorio, diciamo, sì, perché appunto essendo di Sassari. Quindi la mostra precedente era di Giusy Calia, che è una fotografa, e abbiamo pubblicato una mostra che lei ha fatto, una mostra di arte pubblica, però sì, senza un pubblico, che lei ha fatto tre mi anni fa. Mi piace questa cosa. Lei ha fatto tre anni fa nei vagoni abbandonati di un treno, ha realizzato una mostra molto bella, molto raffinata. Lei lavora su dei ritratti fotografici di donne, il suo progetto si chiama Ofelie. Ah. E dentro questi vagoni abbandonati ha inserito queste foto bellissime, molto, molto raffinate, però il pubblico è stato casuale, noi non sappiamo in realtà chi l'ha vista, potrebbero essere vagabondi, certo, non so, chiunque può essere andato in questo treno. Ma anche quindi, questa, scusami se ti interrompo, ma anche sì, questa sempre nel tuo blog, quindi virtuale? Sempre nel mio blog. Fantastico. Sì, sì, sì. Perché la mostra in realtà è di tre anni fa, nessuno l'ha vista, lei ha conservato le foto che ha fatto, certo, del luogo, e noi li abbiamo pubblicate a tre anni di distanza, quindi anche questo è un viaggio nel tempo. Bellissimo, e bellissimo. Quindi sto lavorando così, poi beh, intervisto artisti come fai tu sul blog. Adesso da poco ho intervistato Sabrina Muzzi. Ah, sa, la nostra Sabrina. Sì, c'è a breve, spero la prossima settimana, ci sarà un'intervista di Giovanna Ricotta. Ah. Se vedi
tutte le nostre sì. conoscenze. Sì, insomma, tu sul blog e io per via radio. Facciamo, in realtà, insomma, con questo... quelli che conosco, insomma, con gli artisti che conosco, con cui ho avuto a che fare, che mi interessano, che mi piacciono. Certo, certo. Senti, sì. Anna Maria, ci dobbiamo salutare. È stato un piacere veramente parlare con te. Spero di incontrarti presto in una prossima mostra, insomma, in qualche inaugurazione particolare così. E ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie, grazie a te, sei stata gentilissima. Io poi parlo tantissimo, avrei capito. Mi piace tanto questa, questa caratteristica, mi piace. Senti, grazie Anna Rita. Grazie a te. Grazie, ciao, ciao, ciao. L'arte a Radio R è con Nicla.